direttore mi ha bocciato e la gente se n'è andato. Sono pieno di parole ma non trovo l'editore. Gli ho spedito il mio romanzo, me ne sono andato a zonzo. Mi credevo già arrivato di successo e pubblicato. Il suo Gino, il custode, non sente più fischiare. Si avvicina col suo passo strascicato e gli dice: uè manetta, il cimitero è chiuso, andiamo. Ho trasferito tutti i libri che non ho mai letto, ma più che leggere guardo la piazza di San Gervasio, che non è in piano e non è in asse. Non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. Di cosa parlavate quando sono entrato nel soggiorno? La risposta di mia moglie, palpettata ed evasiva, ha ingigantito l'importanza di quella domanda. Filippo Milanesi era il medico di guardia quando l'ambulanza arrivò con una vittima di una caduta. Quel giorno, mentre verificava la reazione delle pupille della donna, chiese al paramedico dove l'avevano trovata. Dal punto di vista della logica narrativa, l'ho trovati tutti nettamente buoni. Voglia di qualcosa di buono. Passano quindi alla finale Carlo Schiaparella e Marsha Blair. Sono 3 mesi che non scrivo, appartato me ne vivo, ed il cuore amareggiato la canzone mi ha ispirato.